Buongiorno, una brevissima introduzione, sono Paolo Merialdo, insegno qui, siete nel Dipartimento di Ingegneria, quindi io insegno in questo Dipartimento, in particolare a Ingegneria Informatica. Mi chiedeva Luigi prima se ammirava la struttura, in effetti siete all'interno di quella che una volta era la vasca navale, qui facevano delle prove di idrodinamica con dei modelli, qui c'era l'acqua, quindi qualche decina d'anni fa. Mi chiedeva Luigi se il nostro dipartimento è aperto a contaminazioni esterne, diciamo che questa ne è in qualche modo una dimostrazione, vi assicuro che però oltre a questa giornata facciamo molte altre cose, almeno una volta al mese abbiamo un incontro con aziende di vario tipo per discutere su quelle che possono essere tematiche tecnologiche, commerciali, sociali di interesse, quindi da parte nostra c'è assolutamente una grandissima apertura a qualunque evento che cerchi di coinvolgere e di coinvolgerci con le attività esterne. È un po' più difficile coinvolgere gli studenti, però noi ce la mettiamo tutta, ma gli imponiamo anche poi di fare gli esami e quindi in qualche modo questo costituisce un ostacolo per loro, però veramente facciamo tante iniziative anche per cercare di coinvolgere gli studenti. Stavamo dicendo che probabilmente riproporremo anche una giornata come quella di oggi con magari un'attenzione anche a quelli che sono gli orari e i vincoli che gli studenti hanno. Io non voglio togliere altro tempo, vi do il benvenuto e passo la parola direttamente a Fabrizio. Grazie professor Merialdo. Buongiorno a tutti, vedo diversi, grazie, arrivederci. Vedo diversi volti noti dei nostri incontri, quindi vi ringrazio per la fedeltà per seguirci. Avremmo voluto avere sicuramente una popolazione studentesca che non siamo riusciti a raggiungere, ma la prossima volta che volessero ospitarci ancora cercheremo sicuramente di fare del nostro meglio. Io salterei una parte delle presentazioni che in genere faccio. Sono Fabrizio Pagani, il referente per Creative Mornings di Roma e Creative Mornings, come sapete, è un format che è nato negli Stati Uniti un po' di anni fa e che si è diffuso in più di 130 città nel mondo e che si basa su questa organizzazione, sulla base di un tema mensile, uguale in tutto il mondo, di incontri in cui su appunto questo tema si esprime uno speaker allo scopo di dare ispirazione all'audience che interviene. Volevo, prima di introdurvi lo speaker di oggi, lasciare un minuto la parola anche al professore Alessandro Toscano, che appunto è stato uno dei driver dell'ospitalità qui presso il Dipartimento, e poi vi introduco lo speech di oggi. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti da Roma 3, dal Dipartimento di Ingegneria di Roma 3. Come potete vedere, il professor Paolo Merialdo non è il solo professore giovane, perché anch'io sono molto giovane, perlomeno nell'animo. C'è anche qui un altro collega e amico carissimo, Francesco Srubbali, che è un altro professore giovane. Questo per dirvi che Roma 3 è una realtà giovane, dinamica, molto attiva e aperta all'esterno a tutte le iniziative. Chi di voi ha studiato la Sapienza può percepire probabilmente nettamente la distinzione di approccio, dove si sente l'onestà degli anni, l'inerzia di tanta storia. Ecco, in questo dipartimento, e poi lascio la parola a te, si studia e si produce tecnologia, intesa come innovazione tecnologica e sviluppo tecnologico, perché siamo coscienti che la tecnologia non solo ha distrutto dalle fondamenta la società medievale, una società statica e sacrale, portando all'attuale società, che è una società invece dinamica e molto storica, molto concreta, ma anche perché come innovazione tecnologica la tecnologia può contribuire fattivamente, non a parole, alla cottura di una torta più grande, più buona, più salutare, che poi ovviamente va divisa in modo giusto, e questo per il miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno di noi, di tutti noi. E il lavoro naturalmente è una delle cose che può contribuire al benessere di tutti, e quindi siamo ben contenti oggi di ospitare una riflessione non convenzionale su questo tema. Grazie Fabrizio.
Grazie prof, grazie e mi scuso se ho riso quando hai parlato della giovane età, ma essendo coetanei esatto, l'hai detto per me, grazie. Volevo con questo ricordarvi che le iniziative di Creative Mornings sono basate su contribuzione volontaria di lavoro di tutti noi, appunto stando nel tema lavoro, che è il tema di oggi. E quindi accettiamo qualunque tipo di collaborazione dall'esterno. Chi volesse collaborare con noi, darci una mano ad organizzare i nostri eventi, è sempre ben accetto. Ringraziamo chiaramente, fantastico, questo funzionava fino a un secondo fa, ora non funziona più. Volevo ringraziare sicuramente l'università, come ho detto prima, e ringraziare quelli che sono i nostri sponsor, sia globali che locali. Vediamo se si è svegliato. Perfetto. Quindi come sapete abbiamo i nostri sponsor globali che vedete qui enumerati, che aiutano l'organizzazione di Creative Mornings a mantenersi sicuramente internazionale e a mantenere questo network di oltre 130 città nel mondo. Ringrazio i nostri sponsor locali che ci stanno sostenendo per questo evento, il main sponsor Media Tools e chi ci ha sostenuto per il breakfast, che è Gustami, che è una caffetteria che si trova qui a 100 metri dal dipartimento, e il partner Io Stampo e Cose Belle Magazine. Detto questo, vorrei passare ad introdurvi lo speaker di oggi sul tema lavoro. Chiaramente avete tutti aderito all'evento, quindi sapete di cosa parliamo. Io sono molto contento di ospitare lo speaker di oggi, con il quale abbiamo fatto due chiacchiere prima e mi hai ispirato di più di quello che farai adesso tra poco, però ci siamo già detti delle cose molto interessanti. E vi presento quindi Luigi Maccallini, che è responsabile della comunicazione retail di BNL Group BNP Paribas. Prego Luigi, benvenuto. Grazie. Allora, grazie, buongiorno. Quando io devo dire che conosco Fabrizio da qualche anno, mi hanno detto che devo stare in 20 minuti, quindi provo a stare in 20 minuti. E lo conosco da qualche anno, quando ci siamo rivisti dopo tanto tempo ci siamo detti: ma è interessante sta cosa, ma perché non viene a parlare del lavoro? Io mi occupo di comunicazione e marketing da 25 anni. Sono papà di tre figli, così vi racconto, sono romano, sono prima laureato in psicologia, poi in economia, ho fatto un po' di giri, sono stato romano e romanista, potrei invertire l'ordine, ma mi sembra un po' fazioso, quindi va bene anche romano e romanista. Diciamo che nella vita ho due variabili che ho imparato a perseguire. La prima è che l'irrequietezza è naturale e anzi fortemente congenita e voluta, e direi è diventato un tratto essenziale per le competenze del futuro. L'irrequietezza è una competenza. Interessante. La seconda cosa è che avevo preparato un pensiero per tutti quelli che stavano, diciamo, non vicini al mio mondo, ma a un mondo un po' più, diciamo, intorno a quello degli studenti. Ma non importa, perché probabilmente la cosa è interessante lo stesso. Quando ho parlato con Fabrizio gli ho detto: se devo raccontare il lavoro, devo capire che cosa è successo a me. Allora, in questi 25 anni io ho cambiato 5 imprese, più una società di consulenza, sono 6. Che cosa dovrei dire? Che cosa è successo in questi 6 cambiamenti? In ognuna delle aziende in cui sono stato, mi sono reso conto di essere assolutamente fuori dalla nuvola dei punti. Cioè di essere uno di quelli che non riusciva a fare il daily business, perché era noioso. E per cui mi affidavano sempre i progetti disruptive, quelli che dovevano rompere la tradizione e portare quella azienda, adesso vi cito i nomi così capite che erano aziende piuttosto pesantine, una della quale l'abbiamo vissuta insieme, Fabrizio, e non era facilissimo. Allora sono andato in una società d'automobili e abbiamo fatto delle prime cose interessanti lì, ma ero troppo giovane per poter essere incisivo a 25 anni, per cui ho più imparato a essere disruptive che ad esercitarlo. La seconda azienda è stata un'azienda invece del petrolifero. La terza è stata una società di telecomunicazioni, poi una società di consulenza e qualche anno fa una banca. In tutte queste grandi aziende, Renault Italia, Kuwait Petroleum, Telecom Italia, Ernst & Young e BNL, avevano tutti esattamente lo stesso problema. Avevano plafonato la curva dell'innovazione e continuavano a fare il daily business come se il mondo intorno non fosse cambiato.
La seconda variabile, quindi, che volevo lasciare a voi e a me stesso come riflessione, è che non è così. C'è una cosa che sta cambiando tragicamente tutto ed è la velocità del tempo. Il tempo accelera, il coefficiente angolare sta accelerando. Ne avete consapevolezza? Da dove si vede che il coefficiente angolare del tempo sta accelerando? Dal fatto che, per esempio, un mestiere oggi ha un lasso temporale di vita e morte di circa 4 anni. Faccio un esempio. Quando ho cominciato a lavorare nel digitale, una delle attività che non esisteva era il SEO, il Search Engine Optimization. Oggi il SEO è una industry, non una practice. Ci sono moltissimi giovani che fanno esattamente questo e ha due grandi mondi il SEO. Una capacità di scrittura e quindi di amplificare la presenza del sito fuori dal sito e una capacità di taggatura, cioè di fare in modo che gli spider, mondo degli algoritmi, non c'entro che è troppo ampio, siano in grado di leggere il vostro sito. Quindi che cosa ha caratterizzato tutti questi passaggi? Il fatto che io sono sempre stato una pecora nera, perché mi è venuta in mente una canzone di Guccini, che è bellissima, da cui ho preso il titolo, no? Morirò pecora nera. A mio avviso questa è una delle variabili che deve contraddistinguere il nuovo lavoro. Chi vuole veramente divertirsi, fare un mestiere che gli piace, deve assumere caratteristiche purtroppo di essere un outlier. Perché? Perché gli algoritmi e le biotecnologie, o in generale le tecnologie, sostituiranno la maggior parte dei mestieri a bassissimo valore aggiunto e a ripetitività e a frequenza più alta. Vediamo un attimo, che sta succedendo? I driver del cambiamento, vado veloce perché sono tutti mondi che conoscete, però li ho provati a restringere perché anche qui l'entropia è crescente nel nostro sistema, non è, cresce già per definizione, ma da noi sta accelerando anche questa. C'è un'accelerazione permanente, c'è un futuro che è diventato contemporaneo, c'è un individuale che è diventato collettivo, credo che dietro questi termini possiate già immaginare molti brand, molte attività, molti business model, e c'è un accesso senza possesso. Io l'ho sintetizzato in 6 grandi momenti che nella nostra testa spesso non sono così chiari. Il self-everything, la paura di essere sconnessi, vivere in un mondo eco, l'accesso verso il possesso, tutto quello che capita in real time e l'internet of caring things, non l'internet of things. Il self-everything credo che sia chiaro a tutti la dinamica. Che tipo di necessità è qua? Torniamo ai fondamentali. La necessità di avere un'identità broadcastata, definita e broadcastata, perché l'identità in questa velocità si perde. Faccio dei nomi così capite cosa intendo dire. Blockbuster. La velocità di cambiamento dell'industria, dello streaming, ha fatto perdere un'identità. Kodak. Qual è il succedaneo di Kodak? È un'app che voi tutti conoscete, è esattamente il succedaneo di Kodak. Qui è un tema di essere presenti, di provare a fermare la propria identità in un mondo che va troppo veloce. Il self-everything. Entrambi. In entrambi i casi. Allora, questa slide per la realtà apre un tema che è quello del personal branding, che però evito qui. Ma è chiarissimo che l'affermazione di una propria identità fa parte di nell'economia dell'attenzione, vi consiglio a tutti di leggere, se non l'avete già fatto, un fantastico libro che si chiama Economia dell'attenzione di Fertig con la K finale, dove dimostra in maniera molto chiara che oggi immagazzinare un dato costa meno che cancellarlo. Nella sostanza questo significa che siamo in una condizione di rendere algoritmo ogni nostro comportamento, il che vuol dire che ognuno di noi, l'avrò messa alla fine nella slide, ma grazie per la domanda, così ci arrivo direttamente, sarà renchizzato nei comportamenti, nelle attitudini e nelle propensioni, il che vuol dire che il marketing del futuro, così come la comunicazione, sarà un marketing totalmente orientato a personalizzazione, il che vuol dire che se voi, vado nel pratico come quando vado all'università a raccontare queste cose, postate su Facebook foto dove andate costantemente a bere birra, le assicurazioni sulla vita vi costeranno di più. Se voi postate in maniera troppo esplicita i vostri comportamenti, su questa base gli algoritmi saranno in grado per le imprese di darvi un margine di rischio. Questo margine di rischio vi farà accedere a dei servizi prodotti, altri non li vedremo proprio perché non facciamo parte di quel cluster. Fear of missing out, anche questo è un trend fantastico, cioè la paura di essere sconnessi, ha a che fare con il lavoro.
credo che sia notorio a tutti l'esperienza di avere il cellulare scarico e la sensazione di essere fuori dal mondo. L'eco living, qui non c'è nulla da dire, è un trend. L'eco living è un modello di business, non è solo un trend. Vado veloce. L'accesso verso il possesso, questo è fantastico. Assolutamente qui ci sono modelli di business e di lavoro dietro questo trend totalmente nuovi. L'Internet of Carry Things, qui è la misurazione del tutto. Un paio di esempi interessanti su questo e sui nuovi mestieri. Come probabilmente sapete, quasi tutte le imprese europee e molte imprese italiane hanno istituito all'interno dell'organizzazione un Chief Innovation Officer. Il Chief Innovation Officer è una figura che sta quasi sempre in staff all'amministratore delegato. L'obiettivo è di rendere disruptive il modello di business, creandone uno alternativo. Nescafè verso la sua casa madre, l'iMac verso il primo Macintosh. Potrei fare N esempi. Google ha al suo interno istituito un gruppo di persone che hanno come obiettivo distruggere il modello di business di Google. Qual è l'obiettivo, evidentemente? È far prolungare il ciclo di vita di Google. Non a caso è stata creata una holding, credo che tutti sappiate, che ha obiettivi diversi dal solo motore di ricerca. Bene, questo è esattamente quello che avverrà. Bene, faccio un esempio che non riguarda le telecomunicazioni bancarie, ma riguarda l'energia. Enel ha istituito pochi mesi fa, è un caro amico tra parentesi, il nuovo Chief Innovation Officer, il quale sta cercando delle persone da mettere dentro le varie divisioni, in particolare dentro la divisione distribuzione, che è la divisione che porta l'energia alle nostre case. L'obiettivo di questo è cercare prodotti alternativi a quelli che la direzione e la divisione distribuzione vende. Piuttosto interessante che all'interno della stessa esista una doppia figura, di fatto, che il responsabile del business, ma ce n'ha a fianco un altro che gli sta creando modelli alternativi. Sarà interessante vedere la relazione fra questi due quando, no, i margini fra le due aree di business cominciano ad avvicinarsi. Perché una delle cose che succede nell'innovazione e quindi nei nuovi mestieri è chi fa innovazione, chi è pecora nera, finisce per essere messo in un'organizzazione dentro la quale l'organismo può uccidere il virus o il contrario. Real time, questo è così tanto vero. Non c'è bisogno di raccontarvi nulla, poi però vi faccio questo giochino che faccio sempre con i ragazzi, perché in quanto tempo si diffonde una notizia? 1791 era il 21 giugno, Luigi XVI fugge ma viene riportato a Parigi. 8 giorni perché la notizia passi circa 750 km di distanza. 1908, abbiamo fatto un salto di qualche secolo, il 15 aprile, il Titanic affonda, 3 giorni perché la notizia si è contratto il tempo, sono allungati i chilometri. 2011, ho preso un caso non troppo ultimo perché non volevo, l'11 marzo, il terremoto di Tokyo, in Giappone, in un minuto si è diffusa la notizia. Quello che vedete lassù è la frequenza dei tweet, e stiamo parlando del 2011, cioè sto parlando di 4 anni fa. 2011 è vicino al 2010, cioè il secolo prima dell'iPad. Ripeto la parola, il secolo prima dell'iPad. Questa è la velocità di adozione delle tecnologie. Guardate il coefficiente angolare dei tablet, lì non ho voluto mettere alcuni social, sarebbe ancora più preoccupante. Secondo voi, in un mondo che va con quei coefficienti angolari, il lavoro come va? Esattamente con la stessa velocità. Per cui, detta in poche parole, se siamo nella condizione di avere un lavoro che ha una frequenza ripetitiva e un basso valore aggiunto, verremo inevitabilmente sostituiti da una tecnologia, da un algoritmo, da una automatizzazione. Al contrario, 3 grandi mondi, creatività, contenuto e costruzione di comunità, sono i mestieri a più difficile sostituzione. Non a caso state utilizzando un format molto interessante che vi assicuro ha dei padri, diciamo, storici che hanno fatto esattamente questo, cioè hanno creato cultura della creatività, dove per creatività non si intende fare un'ottima comunicazione, evidentemente, ma si intende rinnovare nel profondo i modelli di business al fine di servire chi? E qui arriviamo al cuore del nuovo mestiere, la persona. Il centro di tutto non è la tecnologia, non sono i processi, non sono gli algoritmi, sono le persone. Siamo in un mondo peer-to-peer, all'interno di questo mondo l'unico obiettivo che abbiamo è servire, meglio, nell'ordine giusto è ascoltare, servire e conversare con le persone con cui ci interfacciamo, in qualsiasi azienda sarete o siete.
e su questo verrete misurati, ovviamente, perché è in atto questo sistema che vi dicevo prima, per cui le aziende hanno cominciato a essere misurate. Sapete che esistono dei portali dove i dipendenti in maniera anonima possono dare un rating alle proprie imprese? Bene. E sapete che adesso sta per uscire un portale dove possono essere valutati i manager delle imprese? Ma aspetto che lo facciano pure con i professori universitari. In impresa, per esempio nella mia, ancora non esiste il questionario a 360 gradi. Sapete cos'è il questionario a 360 gradi? Cioè la valutazione del manager fatta non solo dal proprio capo, che evidentemente può avere N motivi per fare più o meno oggettivamente la sua valutazione, ma fatta addirittura dai fornitori esterni, oltre che dai colleghi. Immaginate questa competenza automatizzata, magari da mobile, siamo in un mondo in cui su Fabrizio avremo presto un algoritmo interno e un algoritmo esterno, e questo sarà pubblico, per cui la capacità di attrazione di fatturato dell'azienda di Fabrizio dipenderà principalmente dal suo algoritmo. È chiaro il tipo di mondo dove siamo, è chiaro il tipo di mestiere che potremmo fare, è chiara la velocità con cui si cambia. È già tardi, il lavoro è cambiato, sì, è cambiato parecchio. Qui ho messo un paio di provocazioni. Un paio di settimane fa, 3 settimane fa, c'è stata a Roma un'iniziativa molto bella, che è anche questo un format oramai già qualche anno, a Roma è fatto da 3 anni, si chiama il Maker Fair, la fiera dell'innovazione. Non so chi c'è stato. Al di là del punto di vista antropologico, che cos'è quel Maker Fair, è interessantissimo vedere questa industria 4.0 che sta nascendo. È molto interessante. Qui ho messo una fotografia di una stampante 3D additiva che potete costruirvi da solo comprando i pezzi su internet con un costo totale di 120 euro. Al di là di questa cosa che è già fantastica in sé, questo vi abilita immediatamente a essere un imprenditore della nuova generazione che è in grado di fare prototipazione totalmente in autonomia. Dall'ideazione al CAD, al primo prototipo, siete totalmente autonomi ad un costo prossimo allo zero. Credo che lo sappiate già, non è una novità. Però è interessante perché, mentre in Germania questo è diventato un filone primario della nuova industria, cioè il governo ha capito che l'industria 4.0 è un modello di redditività ed è un modello di crescita del PIL e su questo ha costruito un impianto industriale, in Italia per la prima volta abbiamo valutato quest'anno quale potrebbe essere l'economia prodotta da questi nuovi mestieri. Quanto in termini di PIL può crescere il PIL italiano se tutte le piccole e medie imprese si dotassero della prima fase di prototipazione in autonomia invece che andare in outsourcing? Ma che tipo di competenze c'è bisogno? Ecco qui di nuovo il lavoro. Per fare in modo che questa prima fase del processo di produzione, prototipazione, design, cutting, produzione, prototipazione sia in grado l'impresa di farlo da solo. Non certamente le piccole e medie imprese sono dotate di questo. Per questo sono nate delle strutture in crowd che voi conoscete sicuramente, che si chiamano Fab Lab, i laboratori dove la competenza puoi prenderla in outsourcing, e questo mestiere fino a pochi anni fa non esisteva. Sto facendovi degli esempi molto veloci per arrivare a capire che la velocità di cambiamento non è un fattore di moda, ma è un fattore sostanziale. Sono cambiati. Allora, ho un caro amico che ha messo su un'azienda che è molto interessante, che si chiama TAG, la TAG Innovation School, che è entrata dritta in competizione con chi? Con i licei e le università, che piaccia o non piaccia. Il fondatore, che era un laureando in ingegneria, ha lasciato l'università e si è messo a costruire questi luoghi dove di fatto, sono luoghi di co-working, ma dove di fatto ha cominciato a fare formazione. Bene, lui fa un corso, tanto per darvi l'idea, comunque lo potete trovare tutto online. Queste sono delle card che lui ha utilizzato per far vedere i nuovi corsi che sta mettendo online, scusate, che sta producendo fisicamente nell'area di Milano. E la cosa interessante è che lo fa in maniera molto provocativa. Allora vedete che dice: un web developer arriva fino a 1.500 euro mensili, un laureato in lettere ne guadagna 712 al mese. Piuttosto che un laureato in biologia guadagna 940 euro al mese e via dicendo, 14.000 laureati in lingua e il 55% non ha lavoro, cosa sta dicendo realisticamente, a parte fare una comunicazione diciamo un po' polemica per attrarre l'attenzione? Sta dicendo attenzione e quali scelte fate? Non è il nostro caso, ma chi insomma sta all'università. Bene, loro hanno messo in piedi un corso di 12 settimane e garantiscono il posto di lavoro. 12 settimane.
è un esempio. Per dirvi che ci sono già, leggete Wired per chi non è purtroppo più abbonato perché è diventato un trimestrale dal mensile che era, c'è un bellissimo articolo questa settimana che dimostra quali sono i lavori dove in Italia non c'è manodopera, non ci sono le persone, non ci sono le competenze ancora, ma abbiamo bisogno di una lean production anche per la competenza. 3 anni di corsi di laurea temo che siano un po' lunghi per i mestieri che stanno nascendo. In 3 anni purtroppo le competenze sono già invecchiate. Ecco perché benvengano le contaminazioni con le università, perché sono condizione necessaria, non più sufficiente, ma comunque necessaria per fare in modo che dentro l'università si attivi questo percorso di irrequietezza grazie al quale siete sempre up to date. Altrimenti vi faccio presente che questa TAG, Innovation School, è presente in 14 paesi ed è stata fondata da un 25enne italiano. Il mercato del lavoro è cambiato. Qui si aprirebbe un argomento enorme, però non c'è tempo. È cambiato radicalmente. L'unico vero sistema oggi non sono neanche più i forum dei siti. Io credo che chiunque di voi ha provato a mandare un curriculum a noi in BNL si è trovato sul sito Job il form con 340 variabili da compilare e magari gli diamo pure la password se lo vuole aggiornare. Bene, questa roba era fantastica nel 2012, oggi non la usiamo quasi più. Sapete come si fa? Dove andiamo? Immagino che capiate dove andiamo. Non è che andiamo solo su LinkedIn, vi tagghiamo su Google. Siamo in grado con degli strumenti di Google di capire che cosa avete prodotto, articoli, film, video, interviste, perché la competenza non è fatta solo dalla competenza cosiddetta strutturata, è fatta da una competenza agita. E alle imprese si interessa la competenza agita. Cerca lavoro sul web, cerca lavoro su LinkedIn. Questo non vale più soltanto per i neolaureati, vi assicuro, anche per i livelli più alti. E infatti si pone la domanda, perché la maggior parte dei manager italiani non sono su LinkedIn? Non ci sono. È interessante questo, eh? È come dire, perché gli italiani sono 7 milioni di carte di credito a fronte dei 70 milioni di abitanti? 7 milioni. Cioè, la Tunisia ne ha di più, eh? Come si lavora? Questo è interessantissimo. Vi invito ad andare a vedere un B2B, un portale B2B che mette in connessione diretta imprese e competenze. Si chiama Talent Party, nato pochi mesi fa da una startup che utilizza sostanzialmente i temi che vi dicevo prima dell'economia della reputazione, quindi non utilizza più soltanto LinkedIn, utilizza tutti quei step digitali che voi, io, lasciamo sulla rete nelle forme più diverse, li aggrega, crea un profilo e questo lo mette in connessione con la domanda. Cioè è un aggregatore digitale, ha superato, se volete, il modello di LinkedIn, che di per sé è un po' autoctono, no? È autoriferito, cioè sono io che ti devo dare tutte le informazioni. Nella fattispecie, in questo caso, è esattamente l'algoritmo che vi dicevo. Siete voi che, come pollicino, lasciate i vostri passi nel mondo dell'etere digitale e questi signori, grazie all'algoritmo, li aggregano, costruiscono dei profili, guarda bene, sono comparati e comparabili. Quindi non è che tirano fuori il vostro profilo, tirano fuori il profilo e, come fa Amazon, i succedanei a voi. Cioè quelli che vi somigliano a quale percentuale, con quale differenza e quindi fittano meglio con la domanda. Lo passerei. Mi interessa questo invece, che sono tutte cose che trovate da soli sulla rete. Questo è una interessante ricerca inglese che dimostra le carriere del 2013, del 2030. E qui ci sono un po' di professioni. Ve ne ho messe alcune soltanto per, come dire, provocare la nostra ricerca di informazione. Allora, ce n'è uno molto carino che si chiama il Digital Memorialist. Sembrano, noi sorridiamo, ma la verità è quella che vi ho detto prima. Se un'informazione costa più cancellarla che immagazzinarla, infatti avete fatto caso quanta fatica fate a far cancellare cose a Google o a Facebook? Cancellarle, non farvele vedere, perché evidentemente per loro è un costo enorme. E allora il Digital Memorialist è esattamente il Personal Branding 3.0. Ed è quello che, grazie alla sua competenza digitale, ma grazie anche alle competenze di scienze sociali, di giornalismo, di scrittura, di SEO, di SEM, è in grado di andare a fare un personal branding molto molto mirato.
Interessante. Il personal web manager. Uno che mi piaceva moltissimo è questo. Se l'Internet of Carry Things andrà come crediamo che vada, l'Apple Watch è solo un'alba, come dire, di un percorso molto più lungo, avremo presto la necessità di avere persone che siano in grado di fare post vendita e manutenzione di tutti gli apparecchi che sono a contatto con noi. Il multimarketer, questo è interessante. Le aziende tenderanno a esternalizzare moltissime competenze, perché l'EBITDA non è più così alto come era prima. In quasi tutti i mercati, anche nelle banche, la redditività del singolo conto corrente sta scendendo, la redditività delle automobili, delle singole automobili scende, la redditività per il singolo litro di benzina venduto scende, quindi inevitabilmente una parte dei costi fissi deve essere spostata all'esterno, e questo è un altro tipo di impresa. E quindi ci saranno persone che faranno il multi-marketing, cioè faranno il marketing per più imprese di categorie diverse, di industrie diverse. E qui era la mia di storia. È possibile, e chiudo, è possibile immaginare che una laurea in psicologia e una in economia possano lavorare insieme? Se guardo questa slide qui sembra proprio di sì. Quando io ho cominciato a studiare economia, il marketing come materia non esisteva, si chiamava tecnica e politiche di vendita. Adesso non dico mai col professore, ti ricordi? Si chiamava così. Il primo che ha portato la parola marketing in Italia è stato il premio Philip Morris. 91. Interessante questo. Da lì è esploso tutto quello che è esploso, ma in 20 anni io sono passato da non avere l'email a lavorare sul mio personal branding, postando almeno ogni settimana 2 articoli scritti su LinkedIn, ad avere una frequenza di posting e di controllo con l'account premium, non con l'account classico, perché senza l'account premium voi non fate nessuna comparazione. Nel ranking, nelle diverse comunità in cui siete, per chi conosce LinkedIn, dovete capire che ruolo siete, a seconda degli obiettivi che vi date, no? Allora, interessante questo, no? Come se passi da un mondo dove veramente l'unità di misurazione del lavoro era la, uso un termine che mi fa back to the past, era la pratica, perché vi assicuro che era così, ad un mondo in cui non solo non c'è più questo concetto, ma io in contemporanea, oltre a lavorare in BNL, faccio altre cose in privato, e BNL ne è più che contenta, perché questo non può che portare competenze alla BNL, oltre che branding. La mia irrequietezza è diventata un vantaggio. Per cui, per chiudere, come diceva Francesco Cuccini, è vero che i moralisti hanno chiuso i bar, no? E le morali hanno chiuso i nostri cuori e spento i nostri ardori, ma è bello ritornare a casa, no? Avere la safety area, è bello ritornare a normalità, è bella la parola norma, anche in statistica sta perdendo tutto il suo significato, smart data, big data, interessante. Gli strumenti statistici con i big data, se ne parlava prima, sono sempre meno capaci di interpretare fenomeni, perché non si vedono i fenomeni con le analisi statistiche e con gli strumenti che usavamo prima. Questa normalità non esiste più, esiste una normalità liquida. Per chi interessa il tema, c'è letteratura. È facile tornare con le tante stanche pecore bianche. Quello che vi auguro a tutti è di non tornare mai con il gregge, ma di diventare una pecora nera. Tutto qua. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, grazie Luigi. Vi ha ispirato un po' qualcosa, ci ha dato un po' di visione, grazie Luigi. E se ci sono domande, molto volentieri dedichiamo qualche minuto. Eccolo. Ciao a tutti, mi chiamo Maurizio. Allora, a parte il fatto che hai saltato una slide, scusa, ti ho del tu, ma ci siamo incontrati. Hai saltato una slide sulla crisi dei posti di lavoro, e vabbè. Non c'è una crisi. Ok. Perché è una trasformazione. Bravo, immagino. Perché, mi permetto di aggiungere una cosa, è l'accelerazione della trasformazione. Che ci fosse una trasformazione lo sapevamo, quello che non abbiamo capito è che il coefficiente angolare di velocità è aumentato, per cui quell'accelerazione c'è ed aumenta. Se tu mi chiedi fra qui a 2 anni se esisterà ancora il web developer, io ti rispondo di probabilmente non in quella logica. Se aumenta la capacità dei sistemi vocali, oggi c'è il Siri e tutto il resto, di interagire con noi in maniera sempre più precisa, molti mestieri ritorneranno alla funzione naturale del dialogo, anche con la macchina.
cioè la programmazione si farà speech to text. Interessante, pensa, siamo passati dal basic alla programmazione a oggetti allo speech to text. Scusa. No, e poi va in parte sulla mia domanda. Apprendimento permanente è un tema che ci sta da sempre in giro, però per quando ho iniziato a lavorare io l'apprendimento permanente era una formula comunque un po' accademica, corsi di aggiornamento. Adesso sembra tutto un po' più fatto in casa, nel senso l'iniziativa personale sull'apprendimento permanente è decisiva in questo caso. Cosa ne pensi? Totalmente d'accordo con te. Allora, che sia tutto do it yourself, come dicono gli americani DIY, sono parzialmente d'accordo. E questo è un esempio. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? Prima mi hanno fatto una domanda. Se avessi tempo cosa faresti? Non mi ricordo più chi... Ah, proprio tu, esatto. Allora, la mia risposta è stata, se avessi tempo andrei dove stanno le comunità che crescono. Oggi la formazione, chiamiamola così, ma è un termine che non mi piace, mi piace più la contaminazione fra le persone, avviene dentro le comunità. Creative Mornings, TED Talks, Hello Talks, ce ne sono moltissime, sono comunità che fanno apprendimento tramite la contaminazione informale, destrutturata e ti assicuro ancora più interessante. Quindi sì, da solo, ma non è da solo perché c'hai qualche tera di informazione al giorno che nasce sulla rete, lì la nostra capacità di capire il buono e il cattivo, ma questo è un altro tema. Ma le comunità, ho fatto tre esempi prima, ho buttato lì molte cose, mi rendo conto, molto sintetico, ma quando dicevo creatività, contenuti, comunità, conversazione, intendevo questo, cioè le comunità del futuro sono le imprese si devono trasformare in formatori di comunità, oggi esistono già le comunità. Immaginate la competenza che c'è dentro le imprese che non è espressa. Al Maker Faire di 3 settimane fa ho fatto una call. La call di solito si fa fuori, no? Per vedere quelli che vogliono fare la startup. L'ho fatta con i dipendenti. Gli ho detto: mi dite chi c'è di voi che ha fatto qualcosa di molto innovativo e la vuole venire a raccontare al maker, a fianco al maker ufficiale. Ne sono venuti fuori 15. E voi la mia opinione, ce ne sono molti di più che timidamente non hanno detto la propria. Quella, dopodiché, si è creata una comunità di chi? Dei dipendenti maker, che è rimasta in contatto fra di loro. La competenza del domani è fatta certamente da una funzione centrale che dovrà esistere ancora in forme diverse, ma indubbiamente da un passaggio contaminante fra comunità. Ma c'è qualcosa di nuovo? Secondo me l'unica cosa veramente nuova è la possibilità di averla in maniera digitale, perché le comunità per gli appassionati sono sempre nate. Chi è che voi è appassionato di chitarra acustica ci avrà la sua comunità di riferimento, chi è appassionato di moto ci avrà la sua comunità, è esattamente la stessa cosa. E questo, se vuoi, è il bello, il lavoro diventa sempre più passione. Bello e non so se è bello, a me certe volte mi spaventa, però no, bello perché comunque dà una visione di quello che sarà il futuro da qui a Maiora. Ho soltanto una perplessità. In Italia, soprattutto, in considerazione che la struttura economica è formata da medio e piccole imprese, con imprenditori che probabilmente ancora si sono fatti da sé e non hanno quella preparazione, forse neanche quell'apertura, e ti parlo anche per esperienza, avendo navigato per aziende, immagino, che da imprenditoriali cercavano di diventare manageriali senza riuscirci. E ti voglio chiedere quale opportunità ha o quante possibilità ha una pecora nera di sopravvivere in un sistema del genere, all'interno, continuo a dire, di un sistema industriale sicuramente arcaico e ben consolidato. No, adesso non voglio citare, insomma, io so la prova che si può sopravvivere, ho citato tutte imprese pesanti, ti assicuro che fare innovazione in alcuni mondi è difficile, è molto difficile. E la verità è che oggi, ti faccio un esempio, vengono premiate esattamente queste nuove iniziative imprenditoriali che nascono in una forma lean e hanno un approccio prima di tutto europeo e poi digitale. Ne parlavo prima con Fabrizio, una startup nata in Sicilia, vicino Palermo, ma neanche a Palermo, in periferia di Palermo, si chiama Mosaicun, questa società si occupa di distribuzione di video online, diciamo distribuzione di video digitali, multipiattaforma. È una startup iniziata pochi anni fa ed è una delle 5 che Matteo Renzi porterà a San Francisco per cercare di farla diventare una delle prossime big europee. Dici, questo ti sembra un caso?
Allora, quello che dico è, sto vedendo negli ultimi 2 anni in particolare un fiorire di chief innovation officer, una necessità di entrare in contatto con le università, l'associazione fra BNL e Lewis & Labs piuttosto che il vostro laboratorio di innovazione sono la dimostrazione che le imprese hanno capito, ma al contempo resistono, che senza un'innovazione strutturata e contaminante, se vuoi un po' anche informale, non sopravviveranno. L'esempio di Enel che ho fatto, quindi forse qualche anno fa era decisamente più difficile. Oggi le imprese hanno capito che non possono più farne meno, però è chiaro che Poste Italiane c'ha sempre, no? Quel numero dei dipendenti, piuttosto che Enel c'ha sempre i suoi 160.000 dipendenti. Questo non toglie che hanno messo a capo, per esempio, l'amministratore delegato di Enel viene da un mondo molto, molto netto. Il nuovo direttore, faccio degli esempi pratici che gente conosco, il nuovo direttore comunicazione dell'ENI ha una visione molto simile a questa. Stiamo parlando dell'ENI. Però stiamo parlando anche in realtà di strutture che sviluppano miliardi di euro. E io ti sto invece riconducendo, provando a farti ricondurre ad un mondo, continuo a dire, di medie e piccole imprese in cui il famoso marketing che tu dici che è nato nel 91 probabilmente non è riuscito ancora a mettere pienamente piede e sì, viene sì, considerato soltanto come quello che sceglie i colori e fa le brochure e finisce sì, lì. Anche i loghi, diciamo. I loghi, sì, esatto, no? Sì, sì. Che ci vuole, anzi, e che le decisioni poi vengono prese non su una valutazione strategica ma sul mi piace o non mi piace. Ecco, di conseguenza la risposta poi alla fine l'hai data, ho fatto probabilmente più una domanda retorica, cioè quelle sono aziende destinate prima o poi a fallire, tra virgolette, e dare spazio più a nuove start-up e a nuove imprese che invece ragionano con quest'ottica più aggiornata. È così, diciamo che ti racconto un paio di casi che probabilmente hai già visto. Google, Seat hanno provato a digitalizzare per esempio le piccole e medie imprese italiane con dei programmi di affiliazione, no? E si chiama Vai Subito Online, ti ricordi? Facevano il sito, gli facevano un po' di SEO SEM purché fossero in grado già di presentarsi online e cominciare a vendere. Questa è una roba di 5 anni fa, l'hanno riprovata 2 anni fa, adesso l'abbiamo provata anche noi con un progetto che si chiama Mestiere Impresa. Che cosa fa questo portale? Ti costruisce una pagina web indicizzata, ti mette nella condizione di incontrare altri imprenditori, ti dà gratuitamente la consulenza dei nostri branch manager, ma anche dei consulenti che utilizziamo, avvocati, commercialisti e quant'altro, gratuitamente. Per fare che? Per attivare evidentemente percorsi di innovazione. Poi con la parte corporate addirittura siamo in grado nel portale di fare i primi passi per portare questa impresa all'estero. È quello che ti ho detto prima. Le piccole imprese hanno due possibilità: o falliscono oppure esternalizzano una parte affidandosi a partner che già hanno, per esempio una banca o un'assicurazione, oppure a partner tecnologici che gli fanno un pezzo del processo digitale che loro non sono in grado di fare da soli. Le nuove partono già così, l'esempio di Mosaicun. Le altre o digitalizzano esternalizzando andando su un partner storico di cui si fidano, la banca è uno di questi, non siamo gli unici a farlo, ha fatto pure Intesa, esattamente questo, cioè non è più sufficiente dare il credito alle imprese, bisogna aiutarle a fare fatturato, perché se loro non fanno fatturato noi non cresciamo, per fare fatturato le aiutiamo ad andare all'estero, come? Con questo sistema. Io rimango un ottimista perché il futuro è sicuramente roseo. Quello che mi spaventa, che ho condiviso con voi come urgenza, è l'accelerazione dei tempi, non tanto il fatto che, perché le competenze arriveranno, solo che rischiamo di arrivare un po' più tardi. Rischiamo, siamo già arrivati un po' più tardi. Più che un rischio è una realtà. Sì. Ecco, vai. Ci sentiamo. Ciao a tutti, sono Alessandro e io mi chiedevo come questa accelerazione si incontra con il ritorno dei mestieri 1.0 o zero proprio, cioè quelli ad alto valore. È fantastica la domanda, è proprio il tema dei maker va in quella direzione, lì esplode, esatto, perché lì esplode, là, perché l'abbiamo chiamato, scusa se salto di palo in frasca, ma insomma siamo tutti grandi, tutta gente che lavora qui, mestiere impresa, mica l'ho chiamato industria impresa. Perché? Perché nel métier, nel laboratorio, nell'atelier c'è la competenza. Questo è un boosting, è un moltiplicatore. Questo, il digitale, è un moltiplicatore, non è magico, è semplicemente un moltiplicatore. Io sono sempre più convinto che i métier torneranno alla grande, i mestieri, il saper fare. Esatto, cioè non c'è proprio dubbio, ma avranno una opportunità che prima non avevano.
comunicazione a livello globale. Tu sai molto bene che il mestiere in un'impresa del 1980 per arrivare in Cina era impresa quasi impossibile. Oggi te lo fa la banca, ti aiuta, o addirittura sei in grado di farlo da solo. Sei in grado di farlo da solo. Assolutamente, i mestieri e la competenza saranno esplosivi e quello sarà una delle cose molto difficilmente sostituibili. Ti ricordi il grande tema degli anni 80, quando sono arrivati il food in grandi dimensioni e tutti dicevano che la piccola media distribuzione al dettaglio sarebbe morta. Vero, ma non lo specialista. Oggi ti trovi ancora l'esperto dei formaggi che ti fa pagare il 30% in più. Oppure se vuoi vederlo in una logica industriale, guarda Italy. Che cos'è Italy? Italy è l'industrializzazione del servizio voluto. È il métier, è il mestiere. Hai visto la comunicazione di Italy come è fatta? È puntata proprio alla person to person, molto semplice, molto da mestiere. Quindi il futuro dell'Italia, nella fattispecie, è centrato proprio su questo. Non ho proprio dubbi. E grazie alle tecnologie dell'industria 4.0 e del digitale, se siamo in grado di industrializzarlo a livello governativo, cioè dargli una mano, questo è un mercato che cresce, senza dubbio. Beh, ma lo sa, insomma, le migliori imprese italiane si vendono all'estero da sole. Il punto fondamentale, cioè il punto interessante per l'Italia, per l'impresa italiana, è proprio questo. Se vi va su questo, è online ed è gratis, andate a vedere quella ricerca Industria 4.0 che dimostra per le diversi settori merceologici il grado di digitalizzazione e la proiezione su quanti nuovi posti di lavoro e quanto PIL produrrebbero se industrializzassero la prima parte del processo, design, CAD e prototipazione, perché va in quella direzione di lì. Cioè, chiaro, per non arrivare al singolo individuo, tu a casa tua dovevi costruire un tavolino, lo farai domani, ma un domani prossimo. Interessante questo. Lui già lo fa probabilmente, però senza passare dall'IKEA. Oh, bello, sarebbe lungo, mi piacerebbe parlare molto con voi. L'IKEA, secondo voi, è un ciclo di vita che alla luce di questo, ha ancora grandi spazi in avanti se non trova dei modelli alternativi di business? Avete fatto l'e-commerce di IKEA? Cioè, avete provato ad andare sull'e-commerce? Lì si cominciano a vedere i primi segnali di qualcosa che non va. Vabbè, chiudo qua. Brava. Se vai con tanto, sì, sì. L'esperienza dell'IKEA funziona, sì, perché funziona l'idea del do it yourself, del cambiare costantemente il look della tua casa. Mi ha visto che stanno affiancando un sacco di esperienze similari all'IKEA, anche appunto che ti autoinventi, quindi secondo me se l'IKEA non si evolve o non cambia qualcosa, quantomeno a perdere il primato che ha perso. Vi ricordate il primo trend? Self everything. Io sono convinto che presto molti di noi faranno la musica da soli, e siamo già in grado di farlo, produrranno alcune cose da soli, produrranno il food da soli. Non devo dirvi niente, no? Il chilometro zero diventa centimetro zero. Se io ho uno spazio, è chiaro? Il potere è tornato alle persone. Quando dicevo le persone sono al centro di tutto. Non c'è dubbio. Voglio condividere una mia riflessione e chiederti cosa ne pensi. Mi piace molto quello che dici, mi piace il tuo essere provocatorio e mi ha colpito molto la tua parola iniziale dell'irrequietezza. Sento la necessità di trovare c'è proprio la necessità di un dizionario, di un traduttore, perché il mondo del saper fare, quello del métier, è un mondo che è lento, è un mondo fatto di ozio creativo. Il mondo tecnologico è un mondo irrequieto, super veloce. Io credo che il problema principale, il motivo per cui le piccole e medie imprese e i mestieri non sono digitalizzati, è perché c'è un linguaggio, parliamo due linguaggi completamente diversi. Qual è il traduttore? Te lo dico, non so se tu hai fatto il greco, il traduttore si chiama crisi. Uscire dalla safety area. Non c'è altra strada. È come con i figli, tu puoi parlare molto, ma finché non fanno un'esperienza di crisi, nel senso rigenerativa, non ne escono. Poi alzano la testa e vedono, forse questo mi può aiutare, quello mi può aiutare, quella comunità fa cose che mi interessano, entro in quella comunità. Il fenomeno che non ho detto, ma è chiarissimo, se lo posso chiedere a voi, quante ore al giorno passate fuori casa? Molte più di prima. Quanti pasti al giorno consumate fuori casa? Quelle sono tutte opportunità di contatto, tutte opportunità di contaminazione. È fantastica questa cosa. Cioè, quello che vedo è che antropologicamente la rete tecnologica si è trasformata in una rete di comunità di persone.
che si contaminano costantemente. Le aziende non sono sopra, sono un pezzo di questa rete. È un network un po' diverso. Avete fatto caso che l'architettura delle imprese e anche un po' delle università è fatta totalmente trasparente? Non ci sono più i muri, ci sono solo vetri. Qual è la logica di fondo che spinge gli architetti a immaginare questo? La relazione, la fiducia si costruisce sulla trasparenza. Lo smart space più che l'open, perché l'open ha fatto un sacco di danni. Lo smart space, sono d'accordo con te, sullo smart sì. Il co-working è uno smart space. Tu sei lì a lavorare con uno che non sai manco che fa, però c'hai un problema, dici, senti, ma tu questa cosa l'hai fatta, e scopri che lui per un'altra industry ti può aiutare. Come è successo con Fabrizio, noi non ci vedevamo da 18 anni. Da 18 anni, e poi è nata questa cosa, chissà cosa nascerà dopo. Però ci siamo riconosciuti. Sì, più o meno in foto. già un buon segno. I giovani, mi piacerebbe sentire, perché noi, cioè io e Fabrizio giocavamo prima, no? Noi ci abbiamo 15 anni, dai, ancora di divertimento davanti, ci divertiamo sicuro, non saremo certo fermi. Voi ce ne avete molti di più. Mi chiedo quanto siete sintonizzati su questo. Se guardo Spotify, io ho la difficoltà che c'è Apple Music, io delle domande me le farei. O se guardo, l'avete vista la campagna, scusate se provoco ancora, la campagna di advocacy di drammatica comunicazione, ieri sera l'ho vista la prima volta, X Factor, Sky, la campagna advocacy di Sky, dove gli angioletti tirano fuori le singole storie dei clienti, questo c'ha 10 anni di relazione con me, questo con 3, qual è il modo per rendere l'advocacy, cioè per fare in modo che loro parlino bene di noi? Regalargli qualcosa. Allora, con un po' di spirito critico, di che cosa hanno paura? Chi è il nome di quello di cui hanno paura? Netflix. Il pay verso il possesso, l'accesso verso il possesso. Qual è la variabile critica di Netflix? Sono due per me. La prima è ovviamente il bouquet. La seconda è che voi potete attaccarvi e staccarvi quando volete. È chiaro? Perché ci odiavano in Telecom Italia? Perché avevamo il canone. Nessuno capiva che quel canone stava funzionando a costruire l'Italia, e poi bisognava spiegarglielo. Perché senza il canone non ci avremmo avuto le linee, non c'era ancora il digitale, quindi bisognava scavare per portare cose in Sicilia. Però questo è un altro tema. Oggi non è più così, non è più tollerabile un canone. Guardate i segni dei tempi, stanno dappertutto. Il catalogo dell'IKEA non presenta più librerie. Trovate una libreria sul catalogo dell'IKEA, trovate delle mini librerie, perché? Va da sé, perché? Però lo spazio per il televisore aumenta. Lo spazio per il televisore aumenta, questo pure è interessante. Perché aumenta? Perché non è un televisore. La devo smettere di provocare. È un centro di informazione, il televisore è fantastico. Andare vabbè, fermiamoci. Ma se guardate i nuovi smart TV di Samsung, i 4K, sono un centro di informazione straordinario. Avete fatto l'esperienza dell'Apple TV, il telecomando dell'Apple TV? Cioè, di che parliamo a proposito di atelier, no? E quando noi ci abituiamo a quell'esperienza, da lì in su, no, da lì in giù, non vogliamo più niente che non somigli a quello, e pretendiamo quel servizio, è vero o no? Capite il marketing che problemi ha? Capite perché l'asticella la continua ad alzare Steve Jobs? Perché continua a tirare su l'esperienza e noi tutti a rincorrere. Hai voglia di fare le app per consumare, per controllare il consumo dell'energia elettrica? Non sono esattamente la stessa cosa. Mentre Enjoy è un'esperienza assolutamente affascinante. Perché? Che differenza c'è fra Enjoy e poi basta, mi taccio Fabrizio. Che differenza c'è fra Enjoy e l'altro grande brand di mobilità non pagata? È che nel primo caso, non faccio il nome perché non lo voglio fare, ti chiedono di identificarti, cioè devi andare nel negozio, di far vedere la patente. Nel secondo caso no, tu scarichi l'app e basta. Si stanno spostando i consumi tutti dall'altra parte. Perché? Perché è più semplice, perché parte da un concetto che io mi fido di te fino a prova contraria. Sapete quanti anni c'è? Vabbè. Dai, è bellissimo. Io lo dico per te perché poi è anche un impegno. No, volevo dire, informare chi lavora con me, che dopo questa mattinata in ufficio io farò un pollaio e butterò giù tutti i tramezzi. Bravo, questa è una bella idea. Così almeno abbiamo il centimetro zero e la trasparenza.
Volevo ringraziarvi e ringraziare tutto il team che ha collaborato all'organizzazione dell'evento, grazie, e ringraziare tutti voi che siete venuti, per me è una cosa molto bella, e ringraziare l'università e il dipartimento che ci hanno ospitato in questa location stupenda che sono certo presto sfrutteremo ancora meglio, e ringraziare Luigi per tutta l'ispirazione che ci ha dato oggi, grazie. A voi, grazie.